Confronto in aula sulla riorganizzazione dei presidi e sul piano di rientro dei costi in sanità. Al centro del Consiglio straordinario sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, svolto il 2 dicembre su richiesta dei gruppi di Forza Italia e Movimento 5 Stelle. In chiusura di seduta sono stati presentati, discussi e votati 12 atti di indirizzo, di cui 2 approvati. Una mozione sulla continuità assistenziale e un ordine del giorno per individuare per l'ospedale di Acquiterme, quale riferimento prioritario, la sede DEA dell'ospedale di Alessandria. Politiche di accoglienza e integrazione al centro di un appuntamento organizzato dai Comitati Resistenza e Costituzione del Consiglio e del Colle dell'Iss di Rivoli, destinato agli studenti del triennio della Scuola Secondaria Superiore. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha promosso un convegno a Palazzo Lascaris dal titolo «Pene umane e degradanti, l'effettività del rimedio risarcitorio». In Piemonte calano i consumi, ma continua la crescita della domanda di carburanti a minore impatto ambientale. È la fotografia della rete distributiva fornita da Il Punto, studio realizzato dalla Regione Piemonte e presentato a Palazzo Lascaris. Anche qui è nato Gesù, è il titolo della mostra di Presepi esposta alla Biblioteca della Regione Piemonte fino al 14 gennaio. L'allestimento propone un vasto assortimento di presepi provenienti da tutto il mondo e ambientati anche in luoghi non convenzionali. È un editoriale di Mario Dogliani, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Torino, intitolato Il labirinto delle riforme, ad aprire il terzo numero de Il Piemonte delle autonomie, la rivista di scienze dell'amministrazione promossa dal Consiglio regionale.